Iniesta dentro, grande palla, Piqué, la finta come contro l'Inter di Gerard Piqué, ma qui trova Benaglio. Parte Ziegler, Casillas in due tempi riesce a bloccare questo pallone impazzito. Lancio di Sergio Ramos per Villa, che è in posizione regolare, si gira molto bene, destro sinistro, grande guizzo, poi Xavi lascia passare, arriva Iniesta in corsa, prova a calciare e come tutti i tiri con lo Yabulá la palla finisce alta. Adesso Iniesta con un po' di campo, cerca Villa che parte benissimo, ancora una volta non è fuori gioco, Villa in area di rigore, palla sul sinistro, la mette sul destro, poi scucchiaia, una cosa a metà tra un tiro e un cross, ha fatto tutto benissimo, forse ha sbagliato la cosa più facile. Silva per Xavi, largo per Iniesta, va dentro subito Villa, tanto campo per Iniesta che punta l'area di rigore, fa secco Inler, al centro c'è Villa, ancora Iniesta uno contro uno, cerca la palla morbida, Gritting chiude, trova Xabi Alonso però che prova a calciare, c'è la deviazione con la faccia di Gritting, in calcio d'angolo ancora. Tocca l'incursione in area di rigore di Verdi, occhio Casillas con un piede, la palla resta buona per un tuffo, il vantaggio della Svizzera, anzi Gelson Fernandes porta in vantaggio la Svizzera dopo 8 minuti, incredibile a Durban, la Spagna campione d'Europa è sotto 1-0, è sotto 1-0. Xabi Alonso per Xavi, dietro per Villa, grande palla, Villa un pochino lunga, esce Benaglio, poi Silva anticipato in extremis. Xavi ancora dentro per Villa che si gira sul sinistro, Villa fermato, Iniesta destro, giro sul fondo, il destro piazzato di Andrés Iniesta. Pressing della Spagna che ha tanta fretta, la palla è per Villa che non è in fuorigioco, cerca dentro Torres che non è in fuorigioco, Torres in area di rigore, palla sul destro, deve fare abitudine anche lui a questo pallone, lo manda anche lui alto sulla traversa. Altro angolo non crossato, palla per Xabi Alonso. Eccolo Xavi ad aprire per Jesús Navas, grande palla, controllo difettoso, ma alla fine Jesús Navas passa su Ziegler e blocca Benaglio in due tempi. Derdiok, la grande giocata doppia, Derdiok, Derdiok, colpisce il palo, ancora Derdiok, salva Piqué, arriva Hugel, che confusione, sempre Derdiok in area di rigore, ma Derdiok ha fatto una serie, non una sola, una serie di giocate da fantascienza nell'area di rigore di una delle squadre più forti del mondo. Piqué può allargare il gioco, lo fa bene per Sergio Ramos, va a puntare Sergio Ramos, Ziegler, le finte del giocatore andaluso, fermato, c'è Jesús Navas che calcia in porta, fuori di pochissimo, adesso la Spagna è anche sfortunata onestamente. Barnetta al tiro, alto sopra la traversa, che bella Svizzera.